tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ormai è dicembre e quindi vi farò vedere i primi acquisti che ho fatto di Natale, acquisti natalizi. Partiamo subito. Allora, ho comprato alla mia bambina questa passata con due mollettine super pelusciose, così a 3 euro da Primark. Ovviamente per le feste natalizie bisogna avere una passata in questa maniera. E poi c'erano stupendi degli elastici per capelli, gommini, come li volete chiamare, così, guardate, con le renne, due con le renne, due con Babbo Natale e due con gli alberini di Natale, cioè fantastici. E questi mi sembra, sempre da Primark, mi sembra di averli pagati anche questi, mi sembra sui 2-3 euro. Poi ovviamente non è Natale se non ci abbiamo golf o felpe di Natale. La mia sorella dice che io sono il Grinch del Natale. Comunque sia, ho preso questa felpa da sempre da Primark, da uomo, che era sconto e pagata a 5 euro, è anche bella pelusciosina dentro, bella calda, insomma questa, e in più ho preso questo golf, così, guardate che a me mi fa schiantare qui le gambe di Babbo Natale in questa maniera, pagato a 18 euro. E questo c'è anche da bambini, nel reparto bambini, ma la mia bambina non l'ho preso perché non gli piaceva. Poi, ovviamente la mia bambina, fan del Natale, voleva gli asciugamani di Natale, perché la mia sorella nel suo bagno ha gli asciugamani tutti natalizi, ovviamente li voleva anche lei. Quindi le ho comprati due pacchetti. Uno è questo, che è un pochino più bruttino. Guardate, così e così, pagati 4 euro, quindi uno è tutto bianco e uno ha tutti questi disegnini così, ma non mi piace. Mi piace ovviamente molto di più questo pacchetto, guardate, qui ci sono queste rennine così con asciugamano bianco e qui è rosso con queste due piccole renne, pagati anche questi 4 euro. Continuiamo gli acquisti con ovviamente le lucine. Queste che sono sia indoor che outdoor, le ho pagate 12 euro e sono 200 LED, mi si erano fulminate e quindi le ho ricomprate. Ovviamente questa roba tutto da Primark. Poi le ho comprato alla mia bambina, perché lei non è Natale se non ha, se non ha un paio di pantaloni di Natale, e infatti le ho comprato questi pantaloni, guardate, con la renna, sono leggings, ma la cosa bella è che qui c'hanno il pelo dentro, cioè, e ci sta caldissime. Le ho comprati così, grigi con la renna, e questi blu con queste stelline qui in fondo, per lei ci fa ginnastica a scuola e poi ci va anche in palestra, e sono tutte e due con il pelo. Se i vostri bambini portano i leggings anche in inverno, tipo la mia porta solitamente i jeans, però se portano i leggings anche in inverno ve li consiglio tantissimo, perché ora questi sono natalizi, però ve li consiglio anche se sono natalizi, perché ci stanno caldissimi, veramente veramente caldi. E ovviamente non poteva mancare la felpa, e guardate che felpa, è stupenda, perché qui c'è scritto cara Santa io sono stato bravo, insomma buono, oppure guardate, aspettate, cattivo, cioè è stupenda. La mia figliola la dovrei tenere sempre in questa maniera, ma lasciamo perdere. Questa felpa è bellissima, il brutto di questa felpa è che c'è soltanto fino alla taglia 7-8 e non c'è più grande, e costa 10 euro, però gliela infilerò a forza. Poi un'altra felpa stupenda, la più bella di tutti di Natale, è questa, cioè guardate, c'ha qui anche le corna della renna, gli orecchi, è stupenda, con il cappuccio, infatti questa le la metto il giorno che non ha il grembiule, sempre comprata da Primark, che mi sembra di averla pagata sui 10 euro, questa se l'è già messa un miliardo di volte, questa. Poi ovviamente non possono mancare le mutande di Natale, che le troverà il primo giorno del calendario dell'avvento,
quindi il primo di dicembre, pagate 4,50 euro. Delle mutande di Primark, ora vi voglio fare una piccola parentesi, come per i pigiami, saltano la 8-9 anni, saltano quella taglia che ovviamente gli serve alla mia bambina, la saltano e quindi io gli prendo la 9-10 come dei pigiami. Devo dire, l'anno scorso li stavano enormi i pigiami, quest'anno li stanno benissimo, quindi spero che li stiano bene anche queste mutande. Poi ovviamente è Natale, non possono mancare delle candele o profumi, profumatori dell'ambiente, non so come si chiamano, con gli odori natalizi, ovvero quell'odore misto cannella, quegli odori che a me non piacciono, però devo dire la verità, alla mia sorella le piacciono tantissimo e alla fine diciamo che fanno veramente aria natalizia. E quindi abbiamo comprato questa candela molto bella, che ha un buonissimo, devo dire buonissimo profumo, da Primark, pagata 4 euro. Sì, e sa davvero di Natale. E la mia sorella non la vuole accendere, ma io la accenderò lo stesso. Poi questo proprio profumatore dell'ambiente, vedete, se si mette gli stecchini ancora non si possono mettere perché ancora non è Natale, comunque così, anche questo pagato sui 4 euro. E infine questa altra candela che ha sempre la stessa profumazione, che l'ho comprata invece alla Lidl e l'ho pagata 2 euro. Questi sono i miei acquisti, la prima parte dei miei acquisti natalizi. Scusate, mi era morta la batteria della macchina fotografica e quindi ho dovuto rimediare con il cellulare. Comunque, dove eravamo arrivati? Ah, questi erano i miei primi acquisti natalizi. Spero che vi siano piaciuti. Se avete qualche cosa da domandarmi, mi raccomando, scrivetemi giù nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!